Amici, dopo un'attesa di ben 6 mesi, quindi luglio 2021, finalmente è arrivata la release definitiva della ciabatta Scart, quindi vediamola subito. Sono davvero entusiasta, non vedo l'ora di testarle, sì, perché come avete potuto vedere ne ho preso due. Ho 32 console che non vedo l'ora di collegare, sarà un lavoro immenso ma sono sicuro che ne varrà la pena. Torno quindi a ribadire, a rifare i miei complimenti a tutto il team dietro questo incredibile e splendido progetto, quindi Paolo detto il Vise, che è stato il primo che mi ha contattato, il suo collega Leonardo e anche DJ Polystation, un loro amico che spero di aver presto il piacere di conoscere, che ha curato invece la grafica della scatola. Oh ragazzi, era bella prima, ma adesso è ancora più bella, più robusta, con delle migliorie che vedremo adesso assieme, e soprattutto è stupenda anche la scatola. Io vi faccio ancora i complimenti, vi ringrazio per la menzione, mi ha fatto veramente tanto piacere, ma adesso al lavoro, perché c'è veramente tanto da fare e c'è da discutere anche delle piccole tante migliorie che sono state fatte. Vediamo ora velocemente le modifiche che sono state apportate rispetto alla versione precedente. Innanzitutto è stato migliorato il regolatore di tensione in modo da migliorare ulteriormente anche l'uscita video. Sono stati spostati nella parte posteriore, quindi dove non avrete più bisogno di accedervi, il jack USB per l'alimentazione e il jack per l'uscita audio. La parte anteriore è rimasta pressoché invariata, tranne per il fatto che potremo accedere molto più facilmente al pulsante per switchare le console quando ne avremo più di una accesa. Infine, cosa importantissima, è stata resa la ciabatta Scart molto più resistente, molto più rigida e solida, in modo da non dover più rischiare e temere di, nel momento in cui spingiamo per inserire una presa Scart, di fare qualche danno. Comunque praticate sempre non troppa forza e cercate sempre di mantenere una discreta tensione. Prima di procedere nello specifico con le ciabatte Scart, vorrei riassumervi velocemente com'era impostata la mia postazione di gioco utilizzando le Bambridge. Le Bambridge le trovate nella recensione sul mio canale, trovate anche una veloce guida su come avevo fatto a collegare tutte quante le mie console, se vi potesse essere utile. Come potete vedere, avevo acquistato ben 6 Bambridge. La prima era quella che pilotava tutto quanto. Infatti, tramite 1, 2, 3, 4, 5 uscite Scart, io avevo collegato in cascata tutte quante le altre. Da questo schema che potete vedere che mi ero fatto, questa qui praticamente è la prima. A ogni selettore 1, 2, 3, 4, 5 corrispondeva una Scart collegata a una Bambridge, e a ogni tasto delle Bambridge corrispondeva una console collegata. Infatti qui per esempio erano numerate, c'era la Scart 1, era collegata alla prima Bambridge, e poi dopo successivamente nelle altre uscite venivano collegate le varie console in Scart RGB oppure in composito con un adattatore. Questo comportava giustamente un minimo di perdite di qualità di segnale e soprattutto comportava, come potete vedere, una mole incredibile
di SCART, perché comunque, come accennato poco fa, dovevano essere collegate in cascata. E la vita è indubbiamente migliorata tantissimo nel momento in cui finalmente sono arrivate le ciabatte SCART. Sperando che dal video si possa capire, qui siamo sotto praticamente alla mia televisione. Allora, per adesso ne ho collegata soltanto una. Come potete vedere, ho collegato tutte quante le SCART, per adesso ho raccolto nella prima tutte quante le console che uscivano native RGB, e per avere un po' più di ordine ho messo anche un'etichetta per ricordarmi di quale fosse il cavo video di ogni singola console. E in cascata poi collegherò la seconda la collegherò per utilizzare invece praticamente tutte quante le console in composite. Forse ce ne saranno ancora uno o due da collegare in RGB, e questo per tenere semplicemente tutto quanto più ordinato. Ma la cosa bella qual è? È che nel momento in cui adesso io andrò ad accendere una console, automaticamente switcherà sulla console accesa, senza avere più bisogno di dover andare a selezionare prima la Bambridge che mi interessava, quindi da 1 a 5, e poi dopo, una volta selezionata la Bambridge da 1 a 5, il tasto corrispondente alla console che volevo utilizzare. Qui è tutto quanto automatizzato. Come però si suol dire, si fa prima a far vedere che a spiegare. La ciabatta SCART funziona in questa maniera: nel momento in cui semplicemente una console che vi è collegata viene accesa, rileva il segnale video e lo proietta sulla televisione, senza più avere bisogno di andare a cercare il selettore giusto, come dovevo fare io con la mia precedente impostazione. Quindi, se io voglio accendere per esempio la PlayStation 1, non avrò bisogno di fare altro che accenderla. Naturalmente deve essere accesa la ciabatta SCART, perché ricordatevi che va alimentata, e come potete vedere, senza nessunissimo problema, verrà visualizzata nella televisione. Voglio accendere un'altra console, proviamo il Jaguar CD. Un'altra ancora, Neo Geo CD. Cioè, come potete vedere, velocità, affidabilità, qualità eccezionale, perché la qualità d'uscita video è qualcosa di incredibile. Vabbè che qui fa un ottimo lavoro anche il PWM, ma vi posso garantire che dopo tanto tempo che ho utilizzato queste, che comunque sono secondo me un ottimo prodotto, un ottimo compromesso rapporto qualità-prezzo, qui siamo veramente a un livello estremamente superiore. Concludo con un'ultima cosa veramente molto interessante. Una caratteristica che avevamo già visto nella recensione della beta della ciabatta SCART, dà la possibilità di accendere tutte quante le console che volete, perché poi potete switchare dall'una all'altra senza nessunissimo problema, grazie all'apposito pulsante che è stato appunto inserito. Dunque, utilizziamo il Jaguar, la PlayStation 1, la PlayStation 2 e mettiamoci anche un GameCube. Quindi ci sono 1, 2, 3, 4, 5 console accese contemporaneamente. Viene lasciato visualizzata l'ultima console che abbiamo sulla TV, e con il pulsante apposito, questo è il mio GameCube, ho un GameCube con una modifica alla Ninja Mode, Jaguar CD, PlayStation 1, PlayStation 2 e di nuovo Neo Geo CD. Per una recensione più approfondita vi rimando al video di un po' di tempo fa che trovate nel mio canale. Per quel che riguarda il prodotto, come ho già detto e come continuo a sottolineare, è un prodotto di eccelsa qualità che farà la gioia di tutti quanti quelli che, come me, come noi, appassionati di retro game e con la voglia di poter collegare tante console contemporaneamente, troveranno in questa ciabatta SCART un oggetto estremamente utile, un oggetto estremamente funzionale, che ha avuto quindi anche alcune migliorie, come abbiamo visto. Se avete delle domande, più che volentieri cercherò di aiutarvi, di rispondervi. Voi scrivete qui sotto nei commenti, ma sempre qui sotto nei commenti del video troverete i link che vi potranno essere utili per contattare direttamente i ragazzi della ciabatta SCART. Quindi buon divertimento, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere quando sarà tra le vostre mani, se sarete o no, ma sono sicuro di sì, contenti della ciabatta SCART, e ci vediamo prestissimo quindi con un nuovo video. Grazie mille come sempre per avermi seguito e a presto.
finito. È stato un lavoro veramente immane e sono riuscito a collegare praticamente tutto. Sono 35, 34, 36 console, non mi ricordo neanche. Qui il lavoro con le due ciabatte SCART, fantastico, tutte due accese in cascata. E test finale, giusto per essere sicuro che tutte quante quelle che sono collegate si accendano. Allora, qui ci sono tre Super Nintendo, con l'americano non è collegato, è qui solo per bellezza. Cominciamo con il PAL. A posto. Super Famicom. GX4000. GameCube. Come potete vedere non c'è bisogno di toccare niente, tutto quanto in automatico. Nintendo Wii. Mega Drive 1. Mega Drive 2. No, sì, però se non ci metto una cartuccia non si vede niente, giustamente. Ci metto anche qui la multicart. Perfetto. Poi, Saturn. Dreamcast. Il Animex è collegato a antenna e con il PWM ho qualche problema. Adesso mi stavo studiando, ho qualche idea. Stavo pensando di collegare in RGB un videoregistratore e l'antenna collegarlo al lettore di VHS e dovrebbe riuscire a vedersi. Comunque questo è un altro discorso. Neo Geo CD. Sega Master System. Nuon. Perfetto. Poi Amiga CD32. Ci metto un po' a fare il boot, ma eccolo qua. Perfetto. 3DO. Anche il 3DO ci mette un po', ma arriva. Eccolo qua. ColecoVision. CDI. Poi PC FX. Torniamo di qua. Qui manca l'Odyssey e no, il video pack che sto facendo fare la modifica composita. Nintendo 64. Il Twin Famicom è sempre stato collegato, ma mi toccava scollegarlo tutte le volte perché ha i cavi dei controller troppo corti, quindi lo lascio volante e lo collego appoggiandolo qui davanti al puff, alla mia postazione quando ci devo giocare. Poi il Laser Active. Ok. NES. PSX, questo ci mette un sacco a partire, deve fare il boot dell'hard disk, però ecco, se vede il FreeM ci butto, quindi va, si vede, eccolo qua, perfetto. PlayStation 1.
PlayStation 2 Slim. Jaguar CD. Jaguar solo cartuccia con la multicart. Il mitico Xbox. Atari 7008 con l'Harmony e concludiamo con il PC Engine. A posto, finito. Sono veramente entusiasta, il lavoro è venuto veramente benissimo, la qualità è eccezionale. Sono 3-4 ore che sono dietro a fare sto cambio, sto passaggio dal Bembridge alla ciabatta multiscarte, e ho cominciato alle 7, è 1:45. Vi saluto, buonanotte.